Francesco Camarda di Trapani e Vincenzo D'Alberti di Marsala. Nel frattempo, primo attacco della formazione ospite, oggi in maglia nera con inserti gialli, adottato dal Mazzara. Palla in mezzo messa da El Amraoui, l'uscita di Fagone Pulice con i pugni ad allontanare il pallone, che comunque dopo la prima reazione, il primo pareggio, è tornata in svantaggio, mentre c'è la prima occasione per il Mazzara con carica, entra in area di rigore e viene chiuso dall'intervento decisivo di Pennisi in area di rigore a servire Diallo, che si gira adesso di fronte a sé Benivegna, mette in mezzo e il vantaggio del Castelbuono, che al minuto numero 16 si porta in avanti con il colpo di testa di Giulio Pardo. Panzeri a controllarla, Panzeri mette in moto Lentini, che anticipa un avversario e lancia in avanti Cari, che però non riesce ad arrivare. Va in avanti il 10 del Castelbuono, che entra in area di rigore e mette in mezzo. La palla però è troppo lunga per tutti, per Grandis. La palla in mezzo per Diallo, che è tutto solo in area di rigore. Il pallone viene respinto da Cassano, ma si era alzata la bandierina. 10. Attenzione. Castelbuono che resta in proiezione offensiva. Il colpo di testa tentato dal numero 11 Pappalardo. Ci sarà El Amraoui, si gira su se stesso, evita un avversario che lo trattiene per la maglia. Ancora il 10 a cercare Lentini. La palla carambola ancora una volta su El Amraoui, che salta un uomo, può mettere in mezzo da quella posizione, lo fa e arriva Cari, che pareggia dopo la corta respinta di Fagone Pulice. La mette subito dentro l'algerino e dunque il risultato che si viene riportato in parità quando siamo al 34esimo minuto. Mazzara 1, Supergiovane Castelbuono 1. A ristabilire la parità è il Cobra Anza Cari. Prima tattico non indifferente, intanto il tiro da fuori di Ricciulli con l'intervento plastico di Fagone. Adesso sarà importante comunque non lasciare spazi al Castelbuono, che ha già dimostrato di poter mettere in difficoltà il Mazzara, mentre il colpo di testa ancora indisturbato del numero 9 del Castelbuono, che però era in posizione di offside. Garofalo preferisce andare sul mancino e mettere in mezzo. La palla si spegne direttamente sul fondo. Densità che hanno creato dentro il campo. Arriva adesso il duplice fischio del direttore di gara, che pone fine alle ostilità per quanto riguarda questa prima frazione di gioco. Mazzara e Supergiovane Castelbuono vanno al riposo sul risultato di 1-1 dato da Hamza Kari. Intanto il lancio in avanti di Ricciulli per Lentini, in posizione regolare Lentini, a tu per tu con Fagone Pulice, arriva Kari, ancora Fagone Pulice, Mazzara subito. Questo errore, attenzione. Intanto subito Castelbuono, che prova a rispondere con un colpo di testa. Anche sulla ribattuta Kari è stato poco deciso e El Amraoui che mette in mezzo dalla tre quarti Cari, che prova a girarsi in area di rigore, non riesce però a controllare il pallone, che si spegne direttamente sul fondo l'arla. Ancora Franchelli che prova a entrare in area di rigore, la mette indietro a rimorchio per Pappalardo, che conclude. Cassano salva il Mazzara in questo caso. Adesso si allunga il pallone, supera un avversario in velocità, fa lo stesso con il secondo, entra in area di rigore, la mette in mezzo sul secondo palo dove era pronto Cari. Hanno dimostrato sia Ricciulli che il numero 10 giallo-blu di poterlo fare. Attenzione! Intanto Castelbuono che si rende pericoloso con questo colpo di testa provato da Diallo. Bisogna essere più lucidi perché le occasioni arriveranno. Ecco adesso Panzeri, pallone! Che attraversa tutta l'area di rigore, viene deviato da un difensore del Castelbuono. E invece il sinistro tanto provato da Grandis, che anche finisce direttamente sul fondo, è Arenoso. Poi Jantus, il play del Castelbuono, l'allarga elegantemente proprio per Arenoso, che prova il sinistro, che si spegne però lontano dalla porta difesa da Cassano. Spazi e poi magari non viene neanche giocato bene il pallone quando all'area di rigore. Intanto attenzione, con il sinistro provato da Grandis, che sibila a pochi centimetri, che però sbaglia l'appoggio per il compagno, dando la possibilità al Castelbuono di colpire. La palla in mezzo viene respinta da, viene smanacciata da Cassano, che poi prella ancora Gomez Nobre sull'out di sinistra, può puntare un avversario e metterla in mezzo. Gomez Nobre la mette effettivamente in mezzo per Ricciulli, che serve Cari, anticipato da un avversario sul più bello. Tutti in recupero, saltano tutti gli schemi, il calcio di punizione di Arenoso con l'intervento di Ricciulli a rifugiarsi in calcio d'angolo. Quindi
Ecco, è arrivato il tricipe. Dopo 4 minuti di recupero, Mazzara, Castelbuono e Storia, termina 1-1 la sfida del Nino Vaccara, valida per la quarta giornata del campionato di eccellenza Girone A.